I 5 Stelle valutano con cautela la proposta del PD. Il nostro assenso sul premio alla lista era parte di un pacchetto più ampio, comprensivo delle preferenze, ricordano nel movimento, dove la mossa dei Dem è vista soprattutto come il tentativo di attivare un canale di comunicazione sul Quirinale. Nessun incontro con il PD è per ora all'orizzonte, ma se Renzi tira fuori dal cilindro una personalità condivisa, si fa sapere, tutto può cambiare. I grillini bocciano intanto i nomi fatti finora e proporranno il loro, attraverso le Quirinarie sul blog, solo a ridosso del primo scrutinio del 29 gennaio. Non ci sono notizie di alcun tipo di contatto e mi auguro che il Presidente della Repubblica non lo si voglia eleggere per corrispondenza. Le forze politiche in questo momento devono decidere se affrontare i problemi degli italiani o alimentare il chiacchiericcio sul Presidente della Repubblica. Tanto una cosa è certa, tutto quello che si deciderà negli ultimi giorni, prima dello scrutinio del Presidente della Repubblica. La partita per il Quirinale potrebbe essere il detonatore di nuovi addii. Tra i 10 e i 16 alla Camera, 3 al Senato, numeri che aumenterebbero il peso specifico degli ex 5 Stelle, oggi 23, che puntano alla creazione, forse già martedì, di un gruppo autonomo al Senato e di una componente alla Camera per accreditarsi come interlocutori di Renzi in vista delle consultazioni per il Quirinale.